Camminando, Gesù passò accanto a un uomo che era cieco fin dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù: Maestro, se quest'uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori? Gesù rispose: Non ne hanno colpa né lui né i suoi genitori, ma è così perché in lui si possano manifestare le opere di Dio. Finché è giorno, io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato. Poi verrà la notte, e allora nessuno può agire più. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Così disse Gesù, poi sputò in terra, fece un po' di fango e lo mise sugli occhi del cieco. Poi gli disse: Va a lavarti alla piscina di Siloe. Siloe vuol dire mandato. Quello andò, si lavò e tornò indietro, che ci vedeva. Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo vedevano chiedere l'elemosina dicevano: Ma questo non è il mendicante che stava lì seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni rispondevano: È proprio lui. Altri invece dicevano: Non è lui, è uno che gli somiglia. Lui però dichiarava: Sì, sono io. La gente allora gli domandò: Com'è che non sei più cieco? Rispose: Quell'uomo che chiamano Gesù ha fatto un po' di fango e me l'ha messo sugli occhi. Poi mi ha detto: Va a lavarti nella piscina di Siloe. Ci sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere. Gli domandarono: E dov'è ora quell'uomo? Rispose: Non lo so. Allora.